La mia lotta sociopolitica per dare visibilità ai braccianti sfruttati nell'agricoltura e alle loro lotte inizia in realtà dalla lettura di Amare tuo sogno di Ivan Sagné. Ivan Sagné è un ex bracciante che ha partecipato al primo movimento migrante in Italia. Con lui ho scoperto davvero che le campagne pugliesi a cui sono attaccata, ma tutte le campagne in Italia, sono sporche, sono impregnate del sangue e del sudore dei nostri lavoratori, e però sono allo stesso tempo terreno fertile per battaglie sociopolitiche importantissime che hanno davvero il potere di cambiare la nostra storia. Quindi ho sentito la necessità, con il mio impegno politico, di schierarmi affinché tutti in Italia conoscessero il problema del caporalato e l'oppressione che queste persone vivono, ma soprattutto poi che potessero assistere a questo momento della nostra storia così importante. In altre parole, mi sentivo parte di un momento storico importantissimo e non essermene resa conto fino a quel momento mi faceva sentire davvero strana, cioè mi sentivo come se la storia stesse cambiando, come se gli oppressi si stessero ribellando, e da un momento all'altro avevo sentito sulla mia pelle che cosa significasse davvero essere parte del cambiamento. Mi sono davvero concentrata su perché questi movimenti non avessero ricevuto abbastanza visibilità e perché quindi ci fossero ancora così tante persone vittime del sistema mafioso del caporalato in Italia. E cercando di rispondere a questa domanda ho messo in piedi una strategia di comunicazione principalmente, quindi ho lanciato una campagna di informazione e di sensibilizzazione che si chiama Pomodori Rosso Sangue, cercando di informare gli italiani e le italiane sulla verità che si cela dietro la nostra cultura del cibo. Quindi ho messo in piedi queste proteste, che ho iniziato da sola nel giugno 2019 e da cui poi è sfociata in un movimento di supporto appunto delle lotte bracciantili per la dignità e i diritti nelle campagne in Italia. Io credo che sia importantissimo fare delle lotte che abbiano davvero significato, ma che siano anche comprensibili e condivisibili da tutti in Italia, perché sennò rimangono un po' in delle nicchie di mondo e non riescono a prendere piede, quindi poi a ottenere quello per cui lottano. Quindi nelle mie proteste, che poi sono state definite da alcuni performative, perché appunto ho iniziato in solitario unendo questi tre simboli che sono il cibo, la bandiera italiana e il sangue, vorrei che anche una persona che non sa cos'è il caporalato e che non sa bene chi sono i braccianti, che cosa fanno per noi, si renda conto che c'è della violenza, e vorrei che questa violenza sconvolgesse in modo tale da portare tutti in Italia a schierarsi con i braccianti contro il sistema del caporalato. Per quelli che come me si interessano di politica in senso ampio, credo sia molto importante fare un'esperienza da attivisti o comunque essere attivi nella propria comunità. Spesso ci concentriamo su questioni così lontane da noi, andiamo a fare volontariato dall'altra parte del mondo, andiamo a lavorare in organizzazioni internazionali, magari molto strutturate e molto formali, senza però poi aver mai davvero provato ad avere un impatto nelle nostre comunità e nel nostro paese e nella nostra società. Io credo sia molto importante davvero avere un approccio postcolonialista nel nostro impegno sociopolitico, e quindi cercare davvero di capire nel nostro piccolo, nelle nostre comunità, che cosa possiamo fare per la giustizia sociale. Quindi diciamo che la mia lotta politica inizia cercando di rispondere a questa domanda: qual è la mia comunità? Chi posso aiutare nella mia comunità? E poi come farlo? Ho scelto la questione bracciantile perché mi sentivo appunto di aver decostruito, di aver compreso molto poco la questione del cibo, molto poco la terra, di non essere poi in realtà così attaccata alla terra, o comunque di non comprendere più che cosa significasse coltivare, che cosa significasse lavorare in campagna. E quindi davo un po' per scontato che il mio cibo arrivasse fresco e perfetto sulla mia tavola, senza però davvero poi capire che ci fosse uno sfruttamento, senza voler riconoscere il fatto che ci fosse uno sfruttamento dietro quel cibo. Quindi questa lotta nasce con lo scopo di dare indietro a loro, a queste persone che hanno lottato per così tanto contro il sistema mafioso del caporalato e che erano riusciti a ispirarmi così tanto e a dare davvero anche un senso alla mia vita. Sembrava non aver significato una società liquida, una società impersonale, una società in cui è così difficile trovare posto come quella di adesso. In questa comunità sono delle persone che hanno una coscienza di classe crescente e fortissima, quindi sono delle persone che sono unite dallo sfruttamento e dall'oppressione comune, ma soprattutto sono unite da una forza, una volontà di cambiare le cose, di ribellarsi, di liberarsi da questi sistemi di oppressione. E questa forza è qualcosa che ha la capacità di ispirare tutti in Italia, e credo che da qui si debba davvero partire per le lotte che verranno per la giustizia sociale. Ho iniziato a conoscere questa comunità, queste persone, tramite le realtà romane di agricoltura ecosostenibile ed ecosolidale, quindi realtà che non sfruttano i lavoratori, e ho iniziato ad avvicinarmi a loro, sono entrata nel loro mondo
e mi sono resa conto che quello era il mio posto, cioè che avevo significato, che avevo senso al fianco degli oppressi per la giustizia sociale. La lotta per la giustizia sociale è l'unica cosa che ci fa sentire davvero significative, è l'unica cosa che ci può portare a dare un senso più ampio alle nostre vite e a poter davvero capire che cosa significhi essere degli oppressi e a poter cambiare questa situazione di oppressione. La lotta contro lo sfruttamento dei braccianti nell'agricoltura è una lotta contro la schiavitù contemporanea, è una lotta contro le mafie, è una lotta femminista ed è una lotta antirazzista. Tutti in Italia devono sapere la verità, ma non basta informarsi, bisogna schierarsi, bisogna mobilitarsi, bisogna unirsi e lottare fino alla fine. La fine è quando tutti in Italia potranno vivere una vita dignitosa, senza essere oppressi, senza essere sfruttati e senza essere ammazzati. Ognuno di noi, ognuna di noi ha dentro un fuoco sacro, ha una forza che può e deve fare la differenza.